Ciao ragazzi YouTube, sono Darius95 e oggi sono qui per un, oserei dire ritorno con qualche gameplay di qualche videogioco. E come avrete notato, oggi ho scelto Pokémon X, la versione X, per un video così, niente di particolare effettivamente. Però non so, anche perché ho detto magari faccio un piccolo ritorno e poi se magari a qualcuno, diciamo, è interessato a vedere altri gameplay sulla Lega Pokémon o qualcosa in particolare, al massimo me lo dite nei commenti o sulla pagina Facebook, ecco, messaggi privati, e cercherò di accontentarvi. Allora, come video ritorno, così un piccolo gameplay, ho scelto semplicemente una piccola battaglia con il rivale, anzi con la rivale nel mio caso, visto che io ho preso un maschio. Quindi Serena. Senti Aniki, che ne diresti di lottare con noi? Beh, io direi di sì, ho fatto il video apposta, che domande fai? Ti farò vedere i punti di forza mie della mia squadra. Eccola. Ok ragazzi, ci siamo. Dunque, Mega Card Evolve potrei, cioè appunto potrei proprio farle evolvere, però vabbè dai, aspetto tante volte. Però usiamo lo normale, dai. Ok, bruciapelo, ok, quindi non attacco. Ma ora no, ciccio, eh. No, cavolo, è più veloce di me. Cavolo, non pensavo. Ah, cacchio, dai, al prossimo turno muoio, dai, non è possibile. Ah, è vero, cacchio. È più alto lui di livello. No, che palle. Mi sembrava fosse più basso. Va bene, via, vuoi il gioco duro, vai, ho capito. Sì, Gardevoir deve essere allenato. Leva un po', eh. Beh, alla fine, cara Serena, se ho battuto la Lega Pokémon, vedrai, riuscirò a battere anche te. Senza problemi. Dunque. Ma sì, dai. Oh, ecco Mewtwo. Il bello Mewtwo. Potrei far mega evolvere anche lui, però. Ah, è vero. scusate ragazzi, devo fare ancora l'abitudine io. Che ora Pokémon come Clefable sono di tipo folletto, non sono più solamente tipo normale. E come saprete, no, il tipo normale prima era debole ai Pokémon di tipo lotta, no? Di tipo normale. Ora Pokémon come loro sono tipo folletto e il folletto resiste tranquillamente ai Pokémon lotta. Bene. Ma che... Scusate un attimo. Ok, riprendiamo la sfida. Chestnut. Dunque, tipo folletto non ho nessuno, eh. Vabbè, non importa. Ok ragazzi, ho scelto chi fare evolvere. Mega evolvere, intendo. Eccolo. Sì. Eccola. Eccolo, Mega Charizard X. (Ride)
Beh ragazzi, voi cosa ne pensate? Vi piace più Charizard, Mega Charizard X o Mega Charizard Y? Beh, io ragazzi sinceramente lo preferisco X, perché secondo me cambia radicalmente il colore, le fiamme azzurre sul muso. Mentre Mega Charizard Y, sì, non è brutto, ma rimane comunque più fedele all'originale alla fine. Bene, bene. Ok, gli mancano gli ultimi due Pokémon. Ok. Spiace, il tuo idropompa ha fallito, Vaporeon. Perfetto. Facevo combatterlo apposta per farlo salire. Tutto bene. Ok, ora come ultimo Pokémon dovrebbe avere Absol. Sì, ok. E sì, dai, finiamo con Mewtwo, dai. Che ovviamente ora Serena farà Mega Evolvere. Bella anche la Mega Evoluzione di Abs. Ok, anche Abs ragazzi è andato. Eh sì, Serena, sì sì. Rifletterò sui tuoi punti di forza, la prossima volta vincerò. Oh, ho vinto 7000, bene bene. Perfetto ragazzi, ora... Oh, già, giusto! Wartortle l'aveva superato il livello 36, molto bene. Beh ragazzi, a questa cosa non l'avevo proprio messa in conto. Cioè, mi ero anche scordato di avere Wartortle in squadra. Lo sto allenando. Beh, con questo adesso ho tutti e tre gli starter, sia di Kalos che di Kanto. Ora mi devo comprare le pietre e le mega evoluzioni per Blastoise e Venusaur. Eccolo, bello, il mio amato Blastoise. Beh, ora ovviamente dovrò allenarlo perché non basta la mega pietra per renderlo potente. Sì, sì. Oh, ha cominciato anche a piovere. Ora ci si mezza. Va benissimo. Bene, ragazzi. Mi metto anche a sedere, ovviamente, sotto la pioggia. Ah, ragazzi, volevo dirvi velocemente, che io sto cercando disperatamente un Larvitar o Pupitar o Tiranitar, uno dei tre. Chi avendo la versione X capiterà solo che sì, ho la Tiranitorite, o come cavolo si chiama, però non ho il Pokémon, ecco. Perché si può trovare solamente in X, in Y, come Aggron si può trovare solamente in X. Quindi ecco, io scriverò il codice amico nella descrizione del video. E vi chiedo, insomma, se qualcuno ha un Pupitar, insomma, uno dei tre in più. Io lo posso scambiare anche per un altro Aggron, comunque per un Pokémon decente, ovviamente. Non ne ho moltissimi perché ora sto ancora allenando dei Pokémon precisi, Però comunque qualche scambio decente ce l'ho, ecco. Se ne avete uno in più e volete aggiungermi, ecco, ve ne sarei grato. Insomma, poi si fa qualche scambio e lotta insieme, così. Va bene, ragazzi, dai. Vi ringrazio per la visione di questo video. Io intanto mi sto mezzando, vabbè, comunque. Vabbè, qui c'è la gente tranquilla sotto l'acqua, quindi. Ma comunque, vabbè, ragazzi. Se vi è piaciuto questo piccolo video gameplay e volete qualche parte più interessante, ovviamente, non so, la Torre Lotta, la Villa Lotta, o i vari ristoranti gourmet a Luminopoli, insomma, così, scrivetemelo nei commenti. Ok? Bene, ragazzi, detto questo, vi saluto, io mi metto qua sulla poltrona al riparo ad asciugarmi che sono mezzo. Bene ragazzi, grazie di tutto, al prossimo video!